Sì, Mario, sono sei uomini in uno, però. Sei bambini in uno oggi. Così sbarbato. Sei contento un po'? Io? Sì, tu. Sono contentissimo. Me lo ricordo quando me lo guardavo a scuola, a ricreazione con i miei amici, che mo ci sto io, incredibile. Bomba! Sono gasato. Real Talk, nuovo episodio. Oggi abbiamo un ospite che, vabbè, sta girando tutta Italia in continuazione, probabilmente molti di voi l'avranno già visto anche live, l'avranno già visto anche su Netflix. È con noi da Ciampino, è il Matador. Buonasera ragazzi, ciao. Mataloregno e il Dylan, raga, ovviamente ho avuto l'occasione di apprezzarlo, di conoscerlo, dargli un paio di schiaffa alla Canavacciuolo. È un bel po'. Durante. Tu, come ben sai, le schiaffe quando vengono date da me medesimo sono solo segno di apprezzamento e di amicizia. Meno male, perché mi stava partendo a costola una volta, quindi. E allora vediamo almeno di farne partire un altro paio oggi, che ne dai, dici? Dai, almeno sì, altre due, tre, per forza. Dai, che così fa come Marilyn Manson nella leggenda degli anni 2000. Bosca! Let's go! Fammi partire la situazione, mo. Bella Real Talk, bella Bosca, bella Guma, bella Khaled. Guma Shkara sul beat. Yeah. Mamma mi diceva non avrei fatto un cazzo, ma posso comprare Gucci ma me lo prendo falso. Parlo solamente della Roma e di spaccio, perché so dei Ciampino e qua non famo nient'altro. Fatto troppe cose che non vorrei aver fatto, le truffe, le droghe, i fiumi di alcol. Mi sento al sicuro solo sesso sul palco, perché per il resto sono un gran coglionazzo. E namo, te pare normale non sentire tuo padre alla festa del padre o al tuo compleanno? Me pare normale stare pieno de pare, perché con le pischelle non funziona mai. Puoi parafrasare, puoi pure citare, a canna rappare non fa un soldo di danno. Puoi dirmi tiktoker, puoi dirmi giullare, comincia a rappare e me te leggo sul cazzo. Wow. Omo de merda, te prendo a pizze come un forno a legna, sembro Antonella, cucinavo in padella. Mi fratello è come Nicolò perché c'ha la barella. E per quanto smascella, lo fa il pranzo di Natale e la tavola la sparecchia. Ma yeah. Com'è? Appetizer goloso. Solo l'inizio. Give me some more. Fanculo Scarface, guarderò il documentario di Hillary. Ne ho 10 addosso ma non sono Ibrahimovic. Ho 10 pali ma non metto l'elastico, però bestemmio se cascano. Quando lavoravo come cameriere venivo pagato circa 4 euro all'ora. Quando finivo il turno da cameriere spendevo 20 euro al baretto di zona. In cosa? Tutti in jack e cola. True la story, la verità. Parlo il vero, Real Talk, parlo il vero. Infatti guadagnavo 32 in totale. E poi 20 partivano la... di netto. Puliti, puliti. 12 euro per 8 ore. Se mi vuole ficcare sto giocando a FIFA, perché una donna non è meglio della mia play. Preferisco stare coi fratelli ubriaco che andare a Milano a una sfilata di plane. Batto il ferro finché è caldo come il cucchiaio di un tossico. Dal dischetto faccio il cucchiaio, non sono tottical. Non mi leggo i libri nei manga, ne prendo l'oxico. Tu se fumi l'estratto poi vai con l'aerosol. Ehi maccheria, maccheria, maccherena, la tua pischella è una zoccola vera. Prendo due pali e ne investo 40 sull'Argentina contro il Venezuela. Lei vuole una borsa ma non ti compro niente, mica so Tony F. Ho 10 avvocati che chiedono le parcelle, ma sembro Fabri Fibra che sto pieno di porcelle. Soldi nero cambiano colore come Michael Jackson. Voglio fare i soldi come Michael Bublé. Sono alcolizzato come Dennis Rodman. Ora ho un disco d'oro e sai che c'è? Entro con il tappeto rosso pure al set. Yeah. Vediamo un po' che esce fuori. Ah, è il Matador 2024. E io Stortellino. Un saluto ai cavalli. Chiedilo a tutti quanto cazzo ci ho sudato per sta merda. Quante notti insonni ci ho passato in cameretta. Non avevo niente come chi infrange la legge, come chi vende la merce o come chi tira una riga. Mi hanno detto canti, ma solo in caserma. Bevo 20 amari, poi parlo come mi schilla. 10,50 non è il prezzo del vino, ma il numero che dà se soffio nel palloncino. Uno per la trap, due per lo show,
3 per il real talk del Matador. Spunto merda come giornalisti, verso non sono barista, bevo come un camionista e chiedimi se è vero. OCB non voglio Ritz, da Jack non bevo vodka liscia, Ciampi non minca Maldive, Totti non Del Piero. Non ho mai avuto dei soldi per comprare una roba firmata. Mo che sto pieno di soldi, non li voglio spendere, la compro falsa. Non ho mai avuto una Glock, ma se voglio la posso comprare. Voglio pagare vacanze ai Caraibi, ma io resto a casa e ce mando mia madre. Scam per davvero, alcolizzato per davvero, rap star da Ciampino in una casa di merda. Ogni giorno spacco la testa per fare i soldi, come Super Mario in quel gioco di merda. Sono bravo a bere e fare i dribbling, ma quale British? Io sono Jack Daniels Grealish. Prima il fumo lo vendevo in bici, ora con Onano sono sempre in sala meeting. Grazie Onano, mio manager d'Italia. Quando viene fuori il corazon? Ma che fotta? È il corazon del Matador. Ya tu sabe. È vero, parlo il mamma mia. Non lo sabe, compadre. Mamma mia, che ansia mi era venuta. Allora, Dylan. Buonasera. Buonasera, finalmente dicevi, no, che eri un fan di Real Talk, ci guardavi sempre e la oggi scuola, sei qua. Incredibile. Sei qua. Grande. Applausi. Oh, let's get it. For us. Vabbè, sei qua, ovviamente tu eri già conosciuto, ma ti sei fatto ancora più conoscere grazie a Nuova Scena, di cui sei stato, diciamolo, proprio l'espluà, anche perché stai suonando l'infinito. Prima, per scherzare, gli ho detto qualche data sta saltando fuori, perché da quello che so suoni sempre, sei il most wanted proprio d'Italia. Sì, al momento sì, abbiamo fatto un sacco di date. Sono felice per questo, perché, cioè, capito, avendo avuto un palcoscenico così, con una fascia di pubblico così ampia, sono felice che la gente abbia apprezzato, magari trovato l'occasione giusta. E io comunque rappo da molto tempo, magari lì essendo stato visto da più persone, avendo avuto una possibilità, ho cercato di coglierla. E l'hai colta alla grande, sì. Quindi anche ovviamente tutti quelli che vogliono venire a vederti, ci saranno un sacco di date, seguite il suo Instagram che vedete tutte le date in aggiornamento. Esattamente, in aggiornamento. Oltre a quello ci sono tutte le uscite anche discografiche che stai avendo, è uscito un tuo singolo recentemente, ci sono vari featuring, anche dal punto di vista discografico. Esatto, sei bello attivo. Diciamo, anche lì ho coronato un mio sogno, perché, diciamo, Villa Banks e Boro Boro, io sono molto fan del loro genere, proprio anche perché sono molto poliedrici come artisti. Sì. Io li ascolto davvero da quando ho 15-16 anni, quindi mo averceli su una traccia, per me, cioè, sto vivendo tipo 3-4 cose incredibili al giorno, che io sono proprio fanatico del rap italiano, poi, quindi sono felicissimo di questa cosa. Complimenti. Grazie. Ti dico, fra un piccolo appunto che poi andrà a vertere su un grosso complimento che mi sento di farti, non è tanto la situazione di aver avuto un pubblico così ampio, quanto il fatto che tu sei riuscito con El Corazon del Matador a prendere i loro, cioè, ma anche durante le rec stesse di Nuova Scena, cioè, c'era la gente che tu non hai visto, ma ti posso dare questo insight, dietro, che bounzava così con la testa, ma proprio cameraman e robe del genere. E questo è bellissimo, cioè, davvero una cosa che mi fa emozionare. Quindi è da lì che si capiva cosa sarebbe successo e che poi è successo? No, io no, in realtà non avevo capito assolutamente nulla. Cioè. Ma tu non hai il diritto di capire, perché... A parte lì non lo capivo, poi quando è uscito vedevo semplicemente che scrollavo e continuavano a seguirmi, fare, scrivevano 3 milioni di persone, quindi... Ho detto, ma non è che, la gente è impazzita completamente. Finché non è successo, proprio che è uscita, io non mi sarei mai aspettato una roba del genere. Cioè, io lo dicevo pure ai miei amici, non c'avevo aspettative sulla cosa, perché io sono andato là per divertirmi di base, per stare con altri che hanno la mia stessa passione, e la cosa divertente per me era esibirmi e farlo, non ho pensato alle conseguenze. Poi ovvio, cioè, godo, perché ovviamente che diavolo. Quello che tutti, cioè, penso che se inizia a fare questa cosa, è quello che sogni un po', a girare, capito, la tour life, anche se sono completamente morto, ma ci si prova. Ho aspettato tutta una vita per questo.
anche dalla catacomba hai comunque detto il tuo, hai fatto il tuo, devo dire anche in maniera egregia, ma forse è veramente quello il trick che è stato. Sei andato lì per divertirti, quindi di conseguenza hai fatto divertire, ci hai messo il cuore, quindi hai preso i cuori, quindi raga, la ricetta non esiste, ma se dovesse esistere due degli ingredienti sarebbero grazie mille, questi. Grazie veramente. Ti faccio una domanda invece adesso che ormai è diventata una domanda di rito per questo nostro consesso. Ora che anche tu sei annoverato tra le legends che hanno fatto parte di questo nostro programma, il nostro Real Talk, chi ti piacerebbe vedere? Dimmi due nomi qui. Allora ti dico Baby Gang e Ince. Ah, ok. Certo, certo. Quindi sono di parte Baby Gang perché non so come potrebbe, cioè, uno che sputa barre, sono tutte e due che sputano barre a manetta, capito? Quindi vederli esibirsi così, magari, che ne so, mo stavo pensando alla cosa mia, mi piace fare barre pesanti, però magari in certi pezzi devi un attimo bilanciare, invece qua puoi sputare tutto quello che vuoi, è bellissimo, cioè la cosa più bella del format è questa. Quindi Baby Gang e Ince, bomba, sputa barre. Ok. Tra l'altro Baby è già la seconda volta che viene richiesto, quindi è molto richiesto. Speriamo che ci sia presto la possibilità. Speriamo. Oh. Dai. Dylan, noi ti lasciamo anche perché stiamo subendo pressioni. Deve correre! È arrivato dritto da una data e adesso riparte, prende un volo per un'altra data, quindi si vola. Tour life veramente. Sì, ho dormito 2-3 ore in macchina, ma per fare Real Talk qua si deve sopravvivere in qualche modo. E il corazon del Matador, raga. Un ultimo applauso per l'amico Dylan, dovutissimo. Grazie mille ragazzi. Buon viaggio e in bocca al lupo. Bocca al lupo anche a voi, grazie mille dell'opportunità. Ciao belli. A te. Forza Roma, mi raccomando. Saluto ai cavalli. Ciao.